chiamano il triangolo della sedia. Tre comuni e, nei tempi d'oro, 1000 aziende e 11.000 seggiolai per 16.000 abitanti. Il 60% delle sedie italiane veniva da qui e il 30% di quelle mondiali. Adesso è diventato come il triangolo delle Bermude, solo che, invece delle navi, spariscono le fabbriche. Mi sono sempre chiesta come mai, in questo lembo del Nord-Est, tutti si siano messi a fare sedie. Anzi, chiadreis, come si dice qui, perché ci troviamo in Friuli e il friulano è più parlato dell'italiano. Nel 1866, l'anno dell'Unità d'Italia, l'Austria cede tutti i suoi territori all'Italia, tranne due contee, la contea di Gradisca e la contea di Gorizia. Il Friuli è diverso. Anche l'Unità d'Italia qui è arrivata dopo. Quando questi seggiolai si trovano fuori dal mercato, quindi a dover pagare un dazio per far entrare le sedie, cominciano ad emigrare. Mio nonno Luigi, classe 1888, è giunto dalla Carnia, un friulano doc, ha sposato con la Ruti Adelina, che proveniva da Mariano, produceva sedie sotto il dominio austro-ungarico e per rivolgersi al mercato nazionale aveva dei problemi di dazio. Luigi allora, Biliani è figlio e nipote di seggiolai. Trasferiti a Manzano, che dista solamente 10 km, dove c'è un corso d'acqua, c'era la possibilità di usufruire della forza motrice per tagliare, segare gli elementi e costruire queste sedie rudimentali che sono le famose paesane. L'anima del distretto è stata sempre più democratica, un design per tutti, un design caratterizzato da funzione d'uso speciale. Sedie leggere, pieghevoli, poco costose, funzionali. La sedia da regista, che è di origine militare, diventa uno dei cavalli di battaglia del distretto. E d'altra parte, se pensi alla sedia pieghevole da birreria, è chiaro che c'è un'assonanza. C'è il paludo, la canna, un materiale particolare autoctono che già era utilizzato da sempre. Nell'impagliatura si esalta proprio nella tradizione più antica, questa è un'impagliatura fatta a mano, in vera paglia di palude, dei fossi. Questa sedia qua è una tipica tonè. Questi emigranti hanno copiato questa sedia, l'hanno costruita qua, come adesso succede con i cinesi che copiano le sedie italiane. Quindi sono stati antesignani e questa è stata la fortuna del territorio. La fabbrica della Tonè era a due passi, era in Austria. Avevano bisogno di terzisti, non è che riuscivano a far tutto. Quindi questa nuova tecnologia del legno curvato comincia a espandersi e i nostri seggiolai cominciano a fare i terzisti, quindi ancora sedie. Oggi al CATAS le sedie vengono sottoposte a severi collaudi. Queste sono sedie che occorre avere una notevole capacità nell'esecuzione. Per cui necessitano personale molto preparato, conoscenze notevoli, il legno poi non è mai uguale, ha sempre caratteristiche differenti. Ma sono dei tocci, li vedi lavorare. Aspetta, tre quadri.
da questo pezzo noi partiamo a ricostruire la sedia. Gianni Urbanci ha una storia da raccontare, quella di molti altri della zona. Questo è il capo fabbrica, 25 anni di esperienza, anche se giovane. Siamo sempre stati insieme, sì. Io sono del 53, ho quasi 60 anni. Quindi ho cominciato a lavorare a 8 anni, a 14 avevo già il libretto ed ero già a lavorare prima in una fabbrica di sedie e dopo in azienda meccanica. Non c'erano tante opportunità qua per fare altre cose, dovevo andare a lavorare nella fabbrica di sedie perché era l'unica che funzionava. Ho lavorato fino all'84 e l'84 ho deciso insieme a altre due persone di intraprendere l'attività imprenditoriale, quindi tanta voglia di fare e pochissima esperienza. Ho lavorato per mantenermi agli studi alle scuole medie, cosa che poi ho continuato a fare quando facevo le superiori. Finita la scuola passavo 4-5 ore in fabbrica, in una fabbrica qua vicino, fino alle 6-7 di sera. Quella volta il lavoro nero era molto diffuso, non c'erano controlli, quindi si poteva benissimo fare quelle 4-5 ore giornaliere e alla sera studiavo. Abbiamo seguito tutti lo stesso percorso, appena finita la scuola si andava a lavorare per mantenersi agli studi, altro non era possibile fare. L'istituto è stato creato qui sul territorio proprio per l'esigenza del comparto produttivo del distretto della sedia. Oggi non si va più a lavorare da bambini. C'è una scuola che insegna le professioni del legno. Vorrei sbagliare, funzioni anche da dondolo, vedi? Se li lasci a fare i ragazzi le tirano fuori di quelle idee. Antonino Potocco è quel che si dice un imprenditore di successo. Inizialmente ho provato a studiare, con scarsi risultati, onestamente parlando. Poi mi sono innamorato di questo lavoro. Potocco è un socio fondatore del Salone del Mobile. Mio padre mi insegnava che il primo guadagno lo si fa sull'acquisto del legname. Il segantino, che vuol dire quello che sega il legno, è un mestiere abbastanza difficile. Perché? Perché bisogna sapere anche segnare e sfruttare il legname. Per fare una cosa di questo genere qua, in legno, non è semplice. Fra l'altro si dà sempre molto poco peso a un fatto che è determinante, che il legno è un materiale rigenerabile in poco tempo, cioè non c'è nessun materiale energetico come il legno che nell'arco di una vita di una persona si riproduce. Già agli inizi degli anni 85-90 abbiamo cominciato a creare le nostre proprie produzioni, a investire sugli architetti, sui designer. All'inizio sembrava dura, sembrava un buco nell'acqua, poi invece con gli eventi si è dimostrata una carta vincente. Questo è stato un passaggio molto importante. Vendiamo in tutto il mondo, vogliamo lasciare l'impronta di questo Made in Italy, un prodotto industriale ma con un sapore abbastanza artigianale. Con l'Università di Udine stiamo studiando un qualcosa che permette l'abbattimento delle emissioni nell'atmosfera. L'impianto che voi vedrete è sicuramente l'impianto più innovativo in questo settore di tutta la zona e probabilmente anche del mondo. Sabato mattina lavoro, quindi o qualche volta lavoro anche sabato pomeriggio e anche questa domenica ho lavorato, quindi mi avanza poco tempo. Luigino Cozzi ama il rischio. Ha scelto un hobby un po' singolare per distrarsi dalle preoccupazioni del lavoro. In questo momento ho più paura della crisi che indubbiamente che del volo, perché il volo mi entusiasma e quindi con questo sorpassa anche la paura, invece la crisi fa veramente paura. Molti immobili sono sfitti per la crisi strutturale che da 10 anni ha colpito la zona, ma sono comunque sempre... Sì, non è semplice fare sedie.
e soprattutto continuare a farle qui, con la crisi che morde, il lavoro a basso costo dei paesi emergenti e gli errori di chi non ha investito sul futuro. I risultati, purtroppo, si vedono a occhio nudo. Questa è una piccola segheria che adesso è sfitta. Questa è una verniciatura a conto terzi. Questo era uno stabilimento storico che si era un po' reinventato, ma oggi è fatiscente. In pochi anni il triangolo della sedia ha inghiottito 300 aziende e 3.000 posti di lavoro. Abbiamo dovuto licenziare, alcuni hanno trovato posto poi nelle aziende che noi abbiamo dato in appalto. Ho perso il 50% del fatturato, le banche mi hanno chiuso tutti gli affidamenti. Quindi siamo qua, calliopiamo. Abbiamo fatto gli interventi di ammortizzatori sociali nel 2009, non per tanto tempo, devo dire la verità. Il mercato chiede sedie in metallo e plastica. Vuoi perché costano di meno, vuoi a mio avviso perché il produttore ha meno problemi. Se una volta era 60-70% sedie in legno nel mercato e il rimanente sedie con altri materiali, adesso si è ribaltato. Il declino è cominciato perché noi eravamo concentrati nelle sedie in legno e il mercato delle sedie in legno è crollato del 50%, 60%. Se lei la fa in plastica costerà un decimo. Questa è la storia di un luogo dove si fanno sedie da 150 anni e dove si rischia di non farne più. Cassa integrazione, cassa ordinaria, mobilità fermata. A un certo punto il titolare ha deciso di chiudere per delocalizzare, così come hanno fatto tanti, e mi sono ritrovato a piedi. Hanno perso il lavoro operai, ma anche imprenditori. I primi licenziati, i secondi falliti. Sono un uomo fantasma perché un fallito oggi in Italia non ha diritto assolutamente né avere la partita IVA, e alla mia età, 50 anni, ci si ritrova a essere in concorrenza con altri italiani disoccupati che non riescono a trovare lavoro per via dell'età. Ma questo non è un fatto personale, ci sono centinaia nella zona di gente come me, in Veneto altrettanti, ci saranno migliaia, e si parla di gente che si suicida, di imprenditori, ex imprenditori falliti che si suicidano, ma si suicidano, credetemi, non perché hanno perso l'azienda, si suicidano perché non hanno la dignità umana di poter andare avanti, di guardare i figli, di guardare i parenti, perché non gli danno la possibilità di vivere in maniera dignitosa, di maniera onesta. Il male del dai dai, come lo chiama Graziano Dosualdo, si è ritorto contro. Fin da piccolo dicevo che qua hanno il male del dai dai corri, dai dai muoviti, dai dai avanti, dai dai aumenta la produzione. Personale si è stato considerato non una risorsa, ma quasi un macchinario della azienda stessa. Purtroppo il discorso era questo, ti ho dato lavoro, cosa vuoi di più? No, assolutamente, no. Porsche, piscine, vigne. E uno dei problemi, se vogliamo, della situazione del distretto adesso è che pochi hanno reinvestito nelle aziende. E poi anche e soprattutto il fatto di non capire che il prodotto di qualità che è quello che può avere un futuro. E già noi del design ci eravamo accorti che se il distretto non si fosse riposizionato su un segmento di mercato più alto, l'avrebbe pagata cara. E parliamo della fine degli anni 90. Lino Ciccone, il direttore della scuola che insegna i mestieri del legno, cammina per i corridoi vuoti. Da anni i ragazzi del posto non si iscrivono più. Non vogliono fare il lavoro dei loro padri. E negli ultimi 2-3 anni, in particolare, questo calo ha riguardato le iscrizioni proprio dai comuni del distretto della sedia, dai comuni limitrofi, che si sono praticamente azzerate. La storia del triangolo della sedia è quella di decine di distretti industriali italiani. Successo strepitoso e poi crollo. Ma anche rinascita. Mi è
mia figlia si chiama Agata. Certo, una bella soddisfazione, perché potrebbe essere una quarta generazione per noi, che è, non è di tutti i giorni. La sedia credo che sia un manufatto che sarà sempre sul mercato, perché noi siamo, il popolo occidentale si siede su delle sedie, si siede e si siede sulle sedie, non si siede per terra. Quindi per me la sedia è un articolo che sarà sempre interessante. L'ancù che si insumie. Chiante sod vos, chiante sod vos, nostra bacina, chiante sod vos, chiante sod vos, e nostra vosa. Chiali ti dulintor, e son milante di loro, che chiali in lontano, ma non sanno là. Chiale bielin